Finalmente abbiamo iniziato i lavori delle ciclabili lungo il fiume Sangro. Il primo tratto è quello di Prato Cardillo, la quale pista farà un circuito intorno a questo parco e di circa 900 metri. Il tratto proseguirà verso zona del palazzetto dello sport per un totale di 1600 metri. Proprio nella giornata di ieri è stata appaltata una nuova pista ciclabile per un importo pari a 340.000 euro, la quale pista ciclabile proseguirà dal palazzetto dello sport e girerà intorno al parco del Sangro fino ad arrivare fin sotto al convento della Maddalena. Questi sono il primo tratto delle piste ciclabili che saranno un'occasione importante per Castel di Sangro, per i cittadini e soprattutto per tutto il turismo che si genera intorno alla nostra cittadina. E soltanto sarà il primo step, poi sarà il secondo step su cui stiamo lavorando, sarà la prosecuzione delle ciclabili fino ad arrivare a Scontrone. È davvero un obiettivo importante e senz'altro tanto atteso, e rendiamo oramai fruibile e godibile tutta quest'area che è un polmone verde straordinario della città, così come si vede dalla cornice alle nostre spalle. È un modo sicuramente per ampliare gli spazi proprio naturali della città, è sicuramente un modo per decongestionare quelli urbani, è sicuramente un modo per magari rendere più percepibile la qualità della natura del nostro territorio.